Salotto Blu vi è offerto da... Oliviero è sempre più grande. Un nuovo reparto ancora più conveniente e ancora più assortito. Oliviero a Misano Adriatico è sempre il numero uno, anche su internet. Arti Infissi, serramenti in legno dal 1967. A San Colombano, strada del Mezzo 19. Info artinfissi-petrini.it. Forlì Caffè, i migliori caffè in cialde e capsule. Via Galvani 23/5 Forlì. Forlicaffè.it. Centrale del Latte di Cesena. Ricotte di Romagna prodotte con acqua termale. Così buone da lasciare traccia. Rimasti in tre. Grazie di essere con noi e grazie molte di essere in trasmissione a Damiano Zoffoli, parlamentare europeo. Un grande onore, una grande responsabilità. Mentre andavo gli spot, proprio confermavo l'informazione. Insomma, credo che in Emilia Romagna siano 5-6 gli uomini e le donne che rappresentano, che sono stati eletti al Parlamento europeo, non di più sostanzialmente, fra tutti gli... adesso spieghiamo, poiché i distretti elettorali sono più grandi delle regioni, esatto. Non è matematico dire quanti sono nella regione Emilia-Romagna, ma li stavamo contando, sono 5 o 6, non di più, quindi. La nostra regione... La nostra regione è assieme al Veneto, il Friuli e il Trentino, un collegio molto, molto ampio, e... dicevo prima che si elegge con le preferenze e quindi poi... In tutto i parlamentari italiani sono 72, in tutta Italia. 72 parlamentari italiani eletti in Europa. Eletti in Europa. Sì. Eletti in Europa. Vi frequentate? Sì, certo. Anzi, scusi, dottore, mi spieghi subito. Lei che vita fa là quando è in Europa? Lui c'è anche di questo. Cioè, lei quando si alza la mattina? Allora, io... Parto lunedì mattina e torno di regola giovedì sera, naturalmente in aereo da Bologna. I primi mesi ho girovagato in un alloggio, negli alberghi, eccetera. Adesso ho trovato un piccolo appartamento in affitto lì vicino alla sede del Parlamento. Quindi io mi alzo e sulle 8:15 vado in Parlamento. Il Parlamento, dicevo prima, è un palazzo enorme, è una piazza veramente, e rimango in Parlamento di regola fino alle 21 di sera, quindi praticamente lì dentro... il nostro regista ha trovato... Esatto, quello è l'ingresso principale, naturalmente c'è scritto Altiero Spinelli, grande onore, l'ingresso del Parlamento europeo di Bruxelles è intitolato da Altiero Spinelli, un italiano che ha creduto... prima di altri, più di altri, nell'Europa unita. Che se non vado errato, onorevole, è il padre di Barbara Spinelli, la grande giornalista, no? Sì, che scrive per Repubblica e altri giornali. Sì. Lei è parlamentare europea attualmente. Ecco, Barbara Spinelli è eletta con la lista Tsipras. Con la lista di Tsipras? Sì, è una mia collega. Sì. E quindi è là tutto il giorno in Parlamento, lei... Per dare danno, che ne darà tanto, lei come si orienta? Cioè? Dunque, il lavoro è diviso, noi deputati siamo divisi nelle varie commissioni, che sono dei gruppi di lavoro. Io faccio parte di due commissioni, della commissione ambiente, sicurezza alimentare e salute pubblica, e della commissione Regi, che cura le relazioni con le regioni, le 300 regioni dell'Europa, i territori, diciamo, tutta la partita dei fondi strutturali, delle risorse. Poi ognuno di noi può decidere di aderire a degli intergruppi composti da parlamentari di partiti diversi che hanno degli interessi comuni, e io ho aderito e ho costituito assieme a dei colleghi e anche alla Chinnici, la figlia del magistrato di Rocco Chinnici, che lei è vicepresidente, l'intergruppo Bambini, non c'era in Parlamento europeo, che ha un compito secondo me strategico, cioè ognuno di noi, io nella mia commissione, per il mio gruppo, deve valutare l'impatto che hanno le scelte, i voti, le decisioni nostre sui nostri figli e i nostri nipoti. In questo modo, secondo me, si recuperiamo l'idea di un'Europa della gente, dei cittadini che guarda al futuro, l'Europa della speranza. Quindi ognuno di noi, ripeto, deve valutare l'impatto delle politiche sui bambini. Poi l'altra forma di impegno è ci sono le delegazioni, cioè ogni parlamentare cura assieme ad altri le relazioni con paesi extraeuropei.
e io sono vicepresidente della delegazione per i rapporti con l'Iran, che era fino all'altro ieri una delegazione di poco in vista. Con gli sviluppi che ci sono stati, adesso è diventata una delegazione importante. Senta, prima faceva riferimento all'ambiente. Sì. A Parigi, lei sa, a parte tutti i fatti, diciamo, ahimè, drammatici che hanno riguardato Parigi negli ultimi mesi, nell'ultimo anno c'è anche questa conferenza di Parigi, insomma, esatto, che ha segnato dei punti sul tema dell'ambiente. Ecco, al di là adesso di tutti i ragionamenti ufficiali, sì, 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 lei che se ne occupa dall'ambito del Parlamento europeo, che idea si è fatto? È un passo avanti? Si è fatto? Secondo me sì. Secondo me sì, perché intanto il documento finale, che adesso deve essere ratificato dai vari parlamenti, è stato firmato da tutti ed è la prima volta, perché i cinesi, per esempio, non avevano firmato gli impegni precedenti. E anche gli stessi Stati Uniti, le due economie che producono più alla fine inquinamento. Ma c'è una consapevolezza crescente che le cose stanno cambiando, che se non si interviene, qui ha ragione Obama, quando dice noi siamo la prima generazione che vede sulla sua pelle gli effetti dei cambiamenti climatici e siamo l'ultima, la prima e l'ultima, che può fare qualcosa per cambiare in tempo la situazione, prima di andare a situazioni. L'altro giorno abbiamo visto tutto a Pechino, si diceva le autorità non uscite di casa. Noi abbiamo i blocchi del traffico, cioè è un tema cruciale, strategico. Si sta codificando il rifugiato climatico. Cioè, noi conosciamo i rifugiati per ragioni di terrorismo, di guerre, ma oggi si pensa, cioè gente che si sposta perché per la siccità, per le alluvioni. Quindi è un tema centrale e devo dire che su questo l'Europa è un punto avanzato e ha giocato un ruolo strategico decisivo, perché si è data degli obiettivi più avanzati e più ambiziosi, che sono al 2030 45% dell'energia da fonti rinnovabili, 40% di risparmio energetico e 40% di riduzione rispetto al 1990 delle emissioni climalteranti. E l'Europa è già a metà del percorso, perché in questi anni, dal 1990 ad oggi, nonostante la crisi, quindi il rallentamento dell'economia, e quindi una crescita che c'è stato comunque in questi anni di oltre il 40% del PIL, abbiamo ridotto del 19% le emissioni. Quindi è una battaglia, diciamo, fondamentale e strategica, cioè se vogliamo guardare al futuro delle nostre città. Guardiamo un'immagine, onorevole. Questo è lei con le spalle, sì, un pezzo dell'emiciclo. Sì, questa è l'aula di Bruxelles, la sede ufficiale, il Parlamento europeo, c'è tutta una discussione a due sedi, c'è quella di Strasburgo, che è quella dove una settimana al mese tutto si trasferisce a Strasburgo, dove c'è la settimana dell'aula, del dibattito. Perché? Perché quando è stata costituita l'Europa, nei trattati c'è scritto che la sede dell'Europa è Strasburgo, e a Bruxelles in realtà poi si è sviluppato tutta l'attività ordinaria, cioè tutto il lavoro più nascosto, più impegnativo, meno visibile si svolge a Bruxelles, nelle commissioni, nelle altre tre settimane al mese. E qui siamo a Bruxelles? Qui siamo a Bruxelles, dove c'è un'aula che viene utilizzata di meno rispetto a quella di Strasburgo. Anche qui si svolgono delle sedute plenarie dove tutti i deputati si riuniscono e dove ci sono le sedute di voto. Un'altra immagine. Sì, questo è il Ministero dell'Ambiente a Roma, perché appunto seguendo le questioni dell'ambiente, spesso sono stato anche di recente a discutere con il Ministro Galletti di questioni che riguardavano anche il nostro territorio, quindi volevo segnalare un po' una delle branche del mio impegno. Senta, io adesso le chiederei, ci rifletto un attimo, perché le voglio fare questa domanda, se l'Europa, sì, nel contesto globale, nello scacchiere globale, ha davvero ancora un ruolo politico
determinante come noi siamo stati abituati non solo nei decenni, ma probabilmente nei secoli precedenti. Adesso sto pensando alle nuove economie, sto pensando agli Stati Uniti, sto pensando alla posizione di Putin. Sa perché le dico ci penso un attimo? Sì. Non perché hai bisogno di pensarci, no, ma perché per così ci fermiamo un minuto e mezzo. Bene. Mi risponde quando torniamo in studio. State con noi.